Dunque, per fare un disegno potente bisogna anche ascoltare un pezzo musicale potente, come quello che stiamo mandando in onda. Ci vogliono delle matite pulite, e la potenza ritmica del disegno deve essere proprio come quella che state ascoltando. Il ritmo deve essere potente, notevole, grandi batterie in evoluzione che si sommano una sull'altra, con le mani, con altri ritmi, e poi un basso potentissimo. Prendere un po' di fiato e poi il disegno riparte nel momento in cui il basso ricomincia a martellare a raffica. Ora c'è la batteria, ma noi partiamo quando inizia il basso. Perché adesso è ancora niente, ci va la forza sublime del basso. Eccolo qua. Che lo senti dentro, capisci? Il dinamismo che nasce, la forza, la potenza, l'urto, lo senti dentro, intendevo dire il dinamismo, l'urto, la sofferenza esistenziale. Thank you.
Questa è la potenza. In parallelo alla potenza della musica. Senti come urla Kate Bush, urla esattamente come urla il disegno. Osteria. E non è neanche facile trovare dei fogli da disegno così grossi, eh? 50-70. Big in Sky di Kate Bush. Grande brano musicale. E grande disegno. Per quanto si riesca a vedere. Ciao a tutti.